Dragan Stankovic, è arrivato il momento della partita più importante di questo Tour de Force di gennaio. Come ci arrivate? Ci arrivate dopo una sconfitta, ma con quali segnali? Allora sì, partita più importante in questo periodo, un accesso al Final Four di Coppa Italia. Arriviamo con con due sconfitte di fila, una con Milano, una con Perugia di 2 giorni fa. Quindi rispetto a loro che sono ormai da un periodo dove escono dai buoni risultati, da tante partite vinte, tanti recuperi fatti già. Quindi una partita tosta, quello è sicuramente. Già 2 volte abbiamo giocato contro di loro, tutte e due abbiamo perso e quindi ci vuole anche quella grinta di una rivincita. Giochiamo in casa nostra che ormai quest'anno non è un vantaggio senza pubblico, però è sempre un ambiente che conosciamo bene, quindi ecco un punticino che possiamo puntare su di questo. Come detto prima, una partita difficile, 2 volte abbiamo perso contro di loro, dobbiamo cancellare tutto questo, non pensare a quello, concentrarsi al nostro gioco e penso che in questo periodo abbiamo fatto bene, no, nonostante queste due partite, penso che siamo in una crescita rispetto alla prima parte del campionato. Dobbiamo avere la pazienza e dare il nostro massimo. Dal punto di vista tecnico, rispetto a quelle due sconfitte e i due precedenti in stagione, cosa dovete fare meglio, cosa dovete evitare? Dobbiamo essere più costanti durante un set, perché abbiamo tanti alti e bassi, e quello che ci segue praticamente durante tutta la stagione. Tanti alti e bassi, ai tratti sembriamo una squadra veramente forte che può lottare con chiunque, però poi succede un blackout di 4-5 punti dove perdiamo un po' di forza, invece i nostri avversari si caricano un po' di più e perdiamo tanti set in vantaggio. Questa partita ci serve, non posso dire una partita perfetta, però almeno meno possibili questi blackout. Vediamo, credo in questo gruppo, credo in questa squadra perché avevamo già momenti difficili in passato, siamo riusciti a superarli. Ragazzi sono vogliosi, hanno carica di riprovare e proviamo. Quanto sarebbe importante per la vostra stagione, per il vostro finale di stagione, arrivare tra le quattro di Bologna? Ma sicuramente, ecco, dopo tante partite perse, che per Modena in passato non era un caso, erano sempre tra le quattro big, quindi un anno strano per tutti quanti. Aver perso tante partite quest'anno e avere opportunità di giocare una partita come questa, di sicuro ci dà tanta carica e tanta voglia di far vedere che questo gruppo ancora vale, è ancora tra le quelle big, tra le quelle grandi. Proviamo a dare il nostro massimo, a dare il nostro meglio di andare lì, perché ecco da adesso, da questa partita in poi, con 2 partite dal regular season ancora da giocare, Champions League e playoff, sono tutte le partite praticamente tanto tanto importanti, quindi questa è una prima prova per questa squadra e spero di fare bene.